Allora, visto che da Fratelli d'Italia continuano a ripetere che è un fatto solamente di cronaca, proviamo a spiegare a Giorgia Meloni perché il pistolero di Capodanno è invece un fatto assolutamente politico. Allora, c'è un deputato della Repubblica, un tuo deputato, Giorgia, che va armato ad una festa di Capodanno organizzata da un sottosegretario della Repubblica, un tuo sottosegretario, e dalla di lui sorella, guarda caso, sindaca della città. L'arma del tuo deputato spara e ferisce qualcuno. Il tuo deputato prova a dire prima che non ha sparato lui, smentito dai testimoni. Poi prova anche a sottrarsi ai test tecnici della polizia, accampando motivazioni quali l'immunità parlamentare. Ora, Giorgia, io capisco il tuo silenzio imbarazzato, perché dovresti spiegare agli italiani come avete fatto a mettere gente del genere in Parlamento, che evidentemente non solo non ha un QI adeguato per stare lì, ma è anche pericolosa per se stessa e per gli altri. Si comporta come neanche i cowboy nei saloon. Allora, domani alla conferenza stampa, Giorgia, prova a spiegare questo. Assumiti le tue responsabilità e fai dimettere Pozzolo, che già che ci sei, anche del mastro.